venite da tante parti d'Italia, da Milano a Trapani, dalla Svizzera alla Germania, ad altre parti anche dell'Africa. Stiamo aspettando qualcuno, c'è un ritardo di un aereo perché c'è stato un piccolo problema, ma aspettiamo altre persone. Grazie per la vostra presenza. Oggi noi vogliamo riflettere sul ruolo e sul compito che hanno i laici all'interno della Chiesa per portare il Vangelo dovunque. È un bel compito, voi siete una forza, voi laici, siete una potenza. Se voi scoprite il vostro carisma, certamente faremo grandi cose insieme, perché la forza della Chiesa è la comunione, insieme per l'annuncio del Vangelo nell'oggi della storia. Ho iniziato a parlare io perché questo convegno parte con una presentazione del Movimento Apostolico. Vogliamo contestualizzare questo convegno nella storia del movimento. Qual è il carisma del movimento? Qual è la sua storia? Come oggi opera? E come può portare un contributo per il risveglio della fede? Allora lanciamo questo video che durerà solamente un quarto d'ora. Dopodiché daremo avvio alla parte scientifica del convegno con gli illustri relatori. Buona visione a tutti. L'annuncio del Vangelo di Cristo ad ogni uomo è preoccupazione costante della Chiesa e sua primaria finalità, in conformità al comando del suo Signore. Nell'attuale contesto di crescente scristianizzazione, appare urgente la necessità di riproporre il Vangelo alle persone che lo conoscono poco o addirittura si sono allontanate dalla Chiesa. Di recente il Santo Padre Benedetto XVI ha indetto la 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si aprirà nel prossimo mese di ottobre per riflettere sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Ed ha ribadito l'obiettivo di porre l'evangelizzazione al primo posto. Al fine di rendere più responsabile e fruttuosa la partecipazione dei fedeli ai sacramenti, così che ciascuno possa parlare di Dio all'uomo contemporaneo e annunciare con incisività i Vangeli. Unione con le indicazioni pastorali del Pontefice e di tutto il Magistero della Chiesa, il Movimento Apostolico dedica il suo 6° Convegno Nazionale alla corresponsabilità dei fedeli laici nell'orizzonte della nuova evangelizzazione. Il 3 novembre 1979 nasce a Catanzaro il Movimento Apostolico. Il mondo ha dimenticato la parola di mio figlio Gesù, vuoi ricordarla? Dal cuore della Vergine Maria, Madre della Redenzione, questo invito è rivolto alla Signora Maria Marino. Il suo sì è l'inizio di un risveglio di fede, di una missione di salvezza nella Chiesa. Andate, salvate, convertite. Sono membri del Movimento Apostolico coloro che accolgono questo invito della Vergine e vivono per ricordare e annunziare il Vangelo oggi dall'interno di questa nostra società. Il Movimento Apostolico non è stato chiamato per un settore di impegno determinato, un'opera particolare o un servizio delimitato. Non si tratta solo di fare qualcosa, ma di essere. È la missione di essere luce del mondo, la luce che sgorga dalle beatitudini. È la vocazione di essere persone che vanno tra gli uomini, mostrando la verità del Vangelo con la testimonianza della vita e l'annunzio della parola. Persone che offrono la propria vita perché nell'obbedienza e nell'amore a Cristo siano strumento dello Spirito Santo per la conversione dei cuori. I primi passi dell'ispiratrice furono incoraggiati dal suo vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Fares.
Questo carisma che il Signore le ha dato rafforza la fede di chi ne ha bisogno. Non si fermi, vada avanti. Ricevuto anche il convinto parere favorevole del suo ausiliare, Sua Eccellenza Monsignor Serafino Sprovieri, l'arcivescovo mise a disposizione la sala del Palazzo Vescovile per la catechesi che da allora Monsignor Costantino Di Bruno, oggi assistente ecclesiastico centrale, non ha mai interrotto. Iniziava così il serio e costante impegno per la formazione cristiana degli aderenti e del popolo di Dio, che contraddistingue ogni attività del movimento apostolico. Le catechesi sono uno strumento basilare. Inaugurate dai vescovi nella propria chiesa locale, sono tenute dai sacerdoti assistenti e aperte a tutti, come servizio reso all'intero popolo di Dio. Ad esse si affiancano incontri di spiritualità per la formazione degli aderenti, nel loro specifico carisma. Anche il periodico Movimento Apostolico, dal 1983, è uno strumento utile per la formazione. Oggi il periodico è affiancato dal sito movimentoapostolico.it, una straordinaria risorsa di notizie, spiritualità, teologia e pastorale. Vi si trovano, tra l'altro, gli scritti dell'Ispiratrice, i sussidi per la catechesi, i commenti alla Sacra Scrittura e al Vangelo del giorno, messi gratuitamente a disposizione dalla sapiente e infaticabile opera teologica di Monsignor Di Bruno. Formandosi nella fede e avanzando in un cammino di conversione, gli aderenti del movimento apostolico si inseriscono innanzitutto nelle loro parrocchie e negli organismi diocesani per vivere responsabilmente l'attività missionaria della Chiesa. Si rendono disponibili per la missione laddove c'è più bisogno, nelle comunità ecclesiali più povere, tra gli ammalati, tra i giovani ed in ogni ambiente sociale in cui vivono ogni giorno. In questo intenso lavoro di annuncio del Vangelo maturano tante vocazioni al sacerdozio, al diaconato permanente ed alla vita religiosa. Nel 2006 è nato anche l'Istituto Secolare Maria Madre della Redenzione, costituito da donne che scelgono di vivere la spiritualità del ricordo e dell'annunzio del Vangelo in forma consacrata. Nuovo segno di fecondità è il Centro Studi Verbum, composto da un nutrito gruppo di teologi uniti dalla spiritualità del movimento apostolico. Il centro opera sul versante della ricerca e dell'insegnamento teologico, in dialogo con le istituzioni accademiche e il mondo della cultura. Tra le sue iniziative più note ricordiamo l'omonima collana teologica Verbum e il progetto Universus, corso interdisciplinare di alta formazione che propone la qualificata voce della teologia nel complesso panorama della sapienza umana. Sorprende la capacità di aggregare i giovani e di condurli alla pienezza della vita ecclesiale. Alcuni programmi formativi sono pensati specificamente per le loro domande e la loro crescita. Uno strumento efficace di pastorale giovanile e di testimonianza cristiana è costituito dai musical originali che nascono dal talento della presidente Cettina Marraffa. Assaporiamo in queste immagini la suggestiva testimonianza di alcuni speciali eventi. I 150 giovani impegnati con autentico spirito di fede nel musical Meditando la Passione. Proposto dal Movimento Apostolico
nell'Auditorium Conciliazione di Roma per la 24esima giornata mondiale della gioventù e nella Basilica Santa Bernadette di Lourdes per il pellegrinaggio nazionale organizzato dall'Unitalsi. È il cast del Movimento Apostolico, selezionato nel programma ufficiale della 26esima giornata mondiale della gioventù per mettere in scena il musical Alla tua ombra un canto a Madrid. Anche la corale Mater Redentionis, diretta da Don Biagio Maimone, è stata costituita per un fine di evangelizzazione attraverso il canto, mentre un coro di voci bianche è affidato alla cura del maestro Marità, che è a cuore della Presidente. È sua premura mostrare la bellezza del volto della Chiesa nelle molteplici forme della nuova evangelizzazione e indirizzare il cammino del Movimento Apostolico nella perenne fedeltà alla sua missione. Dove è accolto ufficialmente in Camerun, Repubblica del Congo, Madagascar, Costa d'Avorio. Operano nelle diocesi africane. Sono sostenuti anche da sacerdoti e laici che dall'Italia si rendono disponibili per periodi di missione da trascorrere insieme a loro, in modo da rinsaldare la formazione degli aderenti e favorire il loro impegno ecclesiale. La comunione con i pastori della Chiesa è elemento imprescindibile nella spiritualità del Movimento Apostolico. In udienza da Giovanni Paolo II. Sua Santità incoraggiò gli aderenti. Il Cenacolo è l'origine e la fonte del vostro movimento apostolico. Sono parole che restano nella storia. Poi suggellato dalla Conferenza Episcopale Calabra. Anche i convegni nazionali e internazionali, importanti eventi di formazione e comunione ecclesiale, sono occasioni particolarissime di ascolto della voce dei pastori e immersione nell'attualità della vita della Chiesa. Le indicazioni del Santo Padre e gli orientamenti pastorali della Chiesa ci liberti. Movimento apostolico ha un solo fine, una sola aspirazione, un solo anelito: servire Cristo nella sua Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, in umiltà e obbedienza, per la conversione del mondo, per portare tutti nel cuore di Cristo, nell'amore del Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Se vivremo con santità questo programma, in particolare i membri del Movimento Apostolico, con l'arcivescovo di Catanzaro Squillace. Sono presente a questa udienza partecipante al pellegrinaggio promosso dal Movimento Apostolico. I partecipanti al convegno promosso dal Movimento Apostolico.
e vi esorto a proseguire nel cammino della santità personale, punto di partenza di ogni evangelizzazione. Risuonano in conclusione le parole del Santo Padre Benedetto XVI. Attraverso i fondatori e gli iniziatori dei vostri movimenti, individuare le modalità di questo cammino per l'annuncio del Vangelo nell'oggi della storia è la finalità del convegno che oggi celebriamo. Non sempre, infatti, i sentieri sono tracciati. Come fedeli laici ci poniamo fiduciosi in ascolto dello Spirito Santo, sotto la guida dei pastori, nella certezza che l'orientamento a Cristo e alla Sua parola darà chiarezza e concretezza al nostro impegno nella Chiesa per ridire il Vangelo in tutti. Sesto convegno nazionale del Movimento Apostolico, anche da parte mia, da parte soprattutto di chi mi sta accanto, benvenuti. È un evento importante, si verifica oramai ogni anno ed è un appuntamento di sintesi dell'attività religiosa da parte del Movimento Apostolico. Un appuntamento che da un anno all'altro enuclea una serie di temi che sono centrali sia per la vita del movimento sia per la vita della Chiesa. I fedeli laici e la nuova evangelizzazione, il titolo di quest'anno, che cercheremo di sviluppare attraverso la presenza di ospiti assolutamente illustri con competenze specifiche. Cedo la parola a questo punto alla Presidente del Movimento Apostolico, Cettina Marraffa, la quale illustrerà, secondo il suo punto di vista, che echeggia, riflette anche il punto di vista del Movimento Apostolico, quello che è l'approccio particolare che il Movimento Apostolico vuole avere rispetto alla tematica della nuova evangelizzazione e in particolare della corresponsabilità dei fedeli laici nell'orizzonte della nuova evangelizzazione. Cedo quindi la parola alla dottoressa Cettina Marraffa, Presidente del Movimento Apostolico. Eccellenza Reverendissima, Reverendissimo Monsignor Delgado, Reverendissimo Monsignor Di Bruno, presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, consacrate laiche, popolo santo di Dio, amici tutti del Movimento Apostolico, a voi tutti esprimo il mio cordiale benvenuto a questo sesto convegno nazionale del Movimento Apostolico. Credo sia opportuno in questa circostanza precisare come la celebrazione del convegno abbia un significato specifico per il movimento. Questo legame va colto prima di tutto nel tema affrontato dal titolo I fedeli laici e la nuova evangelizzazione. Si tratta infatti di un argomento attualissimo,
basti pensare che il prossimo ottobre la 13ª Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sarà impegnata proprio sulla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana. Il convegno si inserisce pertanto in un quadro ecclesiale molto ricco e variegato, che comprende alcuni anniversari significativi previsti per il prossimo mese di ottobre: il 50° dell'apertura del Concilio Vaticano II, il 20° della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato dal Beato Giovanni Paolo II, l'anno della fede voluto da nostro Santo Padre Benedetto XVI. Si tratta di eventi ecclesiali che, pur appartenendo a un passato relativamente recente, rilevano una direzione essenziale nella Chiesa, sia sul piano teologico che su quello ecumenico. Alla ricchezza di tale quadro occorre aggiungere poi la centralità del rapporto tra fedeli laici e nuova evangelizzazione, un nesso decisivo che ha da sempre animato la missione evangelizzatrice della Chiesa e che ha la sua sorgente primaria unificatrice nella vocazione universale della santità. Già il Papa Pio XII aveva affermato che i laici si trovano sulla linea più avanzata della vita della Chiesa. Quest'ultima, infatti, tramite la loro opera, diventa principio vitale della società umana, presenza dinamica. È però soprattutto con il Concilio Vaticano II che l'impegno missionario dei laici nella realtà ecclesiale e nel mondo intero ha assunto un nuovo orientamento, concretizzandosi anche in una serie di consigli operativi. In tale direzione i laici non possono essere considerati spettatori passivi. Anch'essi infatti hanno il dovere e il diritto di esercitare la loro missione nell'apostolato, perché inseriti nel corpo di Cristo mediante il battesimo. Il laicato, pertanto, partecipa pienamente alla missione ecumenica della Chiesa, realizzando l'apostolato dell'evangelizzazione e della santificazione, non solo con la testimonianza della carità, ma anche con l'annuncio esplicito della parola di Cristo Gesù. Il documento Christi Fidelis Laici del 1988, in questo senso, racchiude un prezioso patrimonio teologico e spirituale, utile a comprendere il ruolo insostituibile che il mondo laico, sia maschile che femminile, possiede in questo frangente storico, caratterizzato da una complessa pluralità, dalla diversificazione di linguaggi e dei comportamenti, dal relativismo e dal sincretismo veritativo ed etico, dal pensiero debole e dalla frammentazione dei saperi. Tutti questi fattori spingono la Chiesa ad avere una cura particolare nei confronti della nuova evangelizzazione, considerando con attenzione proprio l'apporto determinante del laicato in tale progetto. Non è mia intenzione analizzare ora il senso complessivo della nuova evangelizzazione, le sue prospettive, i luoghi della sua realizzazione e il suo contenuto. Un aspetto però va evidenziato. Essa si rivolge a un uomo che possedeva in passato, almeno parzialmente, la compiuta consapevolezza di sé e che oggi ha smarrito il suo vero volto, divenendo indifferente non solo a Dio, ma anche a se stesso e agli altri. La nuova evangelizzazione parla quindi a tutti gli uomini che intenzionalmente si sono allontanati dal Dio di Gesù Cristo, dal Vangelo, dall'Eucaristia, a quei cristiani che hanno dimenticato volontariamente e stromesso Dio dal loro mondo e dalla loro vita. Il movimento apostolico si inserisce in questa progettualità evangelizzatrice, portandovi il suo carisma missionario di annuncio e ricordo del Vangelo, di testimonianza di vita cristiana nel segno dell'unione e nella comunione. Siamo consapevoli del fatto che la colonna portante di questo percorso, edificabile solo su Cristo Gesù, anima della missione evangelizzatrice, è la credibilità della nostra esistenza di credenti, santificati dalla fede, dalla grazia, dalla verità, capaci di trasformare ogni cuore per convertirlo nella perseveranza di ogni istante alla parola di Dio. Ci uniamo al desiderio del Santo Padre Benedetto XVI, il quale nella lettera motu proprio Porta Fidei così afferma: anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione
per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la fede. Ringrazio di cuore tutti voi che partecipate a questo convegno. Mi sia consentito però un ringraziamento particolare a Monsignor Delgado per la sua disponibilità a essere presente in mezzo a noi come relatore, in quanto sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici, penso sia la persona più indicata a offrirci un orientamento saggio ed efficace sul ruolo dei laici dell'impegno per la nuova evangelizzazione. La Vergine Maria, Madre della Redenzione, e tutto il cielo ci benedicano, ci proteggano, ci guidino nel compimento della nostra missione nella Chiesa a favore del mondo intero. Era l'intervento che abbiamo ascoltato con particolare attenzione della Presidente del Movimento Apostolico, Cettina Marraffa, un intervento dislocato, come giusto che sia, su diversi piani analitici di un problema che, ripeto, questa sera cercheremo di enucleare sotto diversi punti di vista. Mi è sembrato particolarmente interessante la sua sottolineatura dell'attualità del tema e la focalizzazione dell'impegno missionario dei laici. Inoltre mi è parso di particolare pregnanza il rapporto tra dovere e diritto nel realizzare il proprio mandato ecumenico, che è poi la missione di tutti quanti i laici, e l'attenzione che la Chiesa riserva da molto tempo a questa parte alla nuova evangelizzazione da parte dei laici. Ovviamente la Presidente ha offerto strumenti di giudizio sui quali imbastiremo adesso, come accennavo prima, un dibattito più aperto e franco da parte di chi è stato invitato questa sera come relatore del convegno. E a questo punto cedo la parola a Monsignor Costantino Di Bruno, assistente ecclesiastico centrale del Movimento Apostolico. Monsignor Costantino Di Bruno ha conseguito la licenza in teologia con specializzazione in teologia fondamentale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dedicandosi a ulteriori intensi anni di ricerca in Francia e in Germania, ha conseguito il dottorato in teologia presso l'Istituto Cattolico di Parigi, affiliato all'Università Sorbonne, con una tesi di ricerca dal titolo Il ruolo salvifico dell'umanità di Cristo. Come il video ha fatto intendere chiaramente, è autore di monumentali opere teologico-sapienziali di commento ai testi sacri. Lo ascoltiamo, come sempre, con grande attenzione. Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Bertolone, Reverendissimo Monsignor Delgado, Gentilissima Presidente del Movimento Apostolico Signora Concetta Marraffa, Eccellentissimi Vescovi, Reverendissimi Sacerdoti, Venerandi Diaconi, Religiosi e Religiose, Consacrate Laiche, Autorità civile e militare di ogni ordine e grado, stimati fedeli laici. Questa sera ho deciso di essere in mezzo a voi non come teologo, non come sacerdote, ma solo in veste di testimone di un evento che dura ormai da ben 35 anni, attinente al tema di questo convegno che stiamo celebrando, i fedeli laici e la nuova evangelizzazione. Vi parlerò non di fedeli laici, bensì di una laica fedele, che non ha mai studiato cosa significhi la parola nuova evangelizzazione. Conosce però lo Spirito Santo, perché da Lui perfettamente conosciuta, mossa, guidata, da Lui perennemente sorretta, spinta, rafforzata, consolata, da Lui quotidianamente spronata,
mandata, fatta sua missionaria di riconciliazione, perdono, conversione, pace, con il ricordo e l'annunzio della parola di Gesù. Questa laica, fedele a Cristo, fedele allo Spirito Santo, fedele al Padre Celeste, fedele alla Vergine Maria, Madre della Redenzione, fedele agli angeli e ai santi, fedele alla Chiesa, alla sua fede, carità e speranza, al suo Magistero, ai suoi sacerdoti, fedele ad ogni uomo. Non mi ha parlato di un Dio scientifico, teologico, evangelico, scritturistico, biblico, ecclesiale, liturgico, morale, ascetico o altro. Essa ha creato Dio in me. Nessuno si scandalizzi. L'ha veramente creato nella sua più pura verità, carità, giustizia, santità, compassione, misericordia e pietà. L'ha creato nella sua vera essenza, non attraverso parole alte e difficili, concetti metafisici o citazioni di teologi antichi e moderni, non per mezzo di frasi imprestate da questo o da quell'altro personaggio alla moda, con una griffe che fa tendenza, bensì per una via semplice, per il dono dello Spirito Santo vivo, efficace e potente, che perennemente aleggia sopra di lei. Una visita inattesa, inaspettata, non voluta, non cercata, neanche desiderata. In un istante tutto si è compiuto. Quando Dio è creato in un cuore, il cuore è creato in Dio. E questo è il vero mistero dell'evangelizzazione: creare Dio in ogni cuore, non però un Dio falso o un falso Dio, bensì il Dio di Gesù Cristo, il Cristo vero della Chiesa, la Chiesa vera dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che crea la vera comunità dei credenti. Dopo questa creazione inizia quel lunghissimo tempo di crescita in sapienza e grazia che mai si esaurirà. Senza questa crescita, che è tutta affidata all'azione sapiente della Chiesa e in modo particolare al ministro ordinato, tutto alla fine si rivelerà inutile, vano. Lei sempre consegna alla Chiesa ogni cuore nel quale Dio è stato creato da lei per opera dello Spirito Santo. E in questa consegna necessaria e vitale la riuscita di ogni opera di evangelizzazione. Il movimento apostolico è laicale, fatto cioè di fedeli laici. Ma esso è chiamato ad essere prepotentemente, violentemente ecclesiale, per usare un termine evangelico. Dal momento che la Vergine Maria ha dato ad esso una missione ben definita, chiara, specifica, il ricordo e l'annunzio della parola di suo figlio Gesù. La parola da ricordare e annunziare non è sua, è della Chiesa. È tutta sua se è tutta della Chiesa. Se non è della Chiesa, non è neanche sua. Se non è della Chiesa, non è parola che salva, redime e converte. Il movimento apostolico, amici che mi ascoltate, può esistere solo nella sua verità ecclesialmente, perché la sua missione è solo ecclesiale, secondo il volere dell'Onnipotente Signore, che è stata comunicata per voce della Vergine Maria, Madre della Redenzione. Ogni fedele laico, se vuole essere laico fedele a Dio e alla Chiesa, deve quotidianamente chiedere al Signore un sacerdote che lo guidi con scienza e intelligenza, che lo faccia vera Chiesa del Signore Gesù, perché solo se vera Chiesa potrà compiere la missione evangelizzatrice della Chiesa per la salvezza dei suoi fratelli. Amici, e questa è la potenza dell'evangelizzazione, la sua verità: creare nei cuori il vero Padre Celeste, il vero Cristo Signore, il vero Spirito Santo, la vera Chiesa, la vera comunione, la vera speranza, la vera fede, la vera carità, la vera misericordia, il vero perdono, la vera riconciliazione, la vera comunità cristiana, la vera fratellanza umana.
Movimento apostolico, il Signore ti ha fatto la grazia di vedere come si vive il Vangelo, come lo si annuncia, come lo si testimonia, come si compie la missione evangelizzatrice. Fanne tesoro. È una grazia che non si ripeterà tanto facilmente, con la stessa intensità di fede, speranza e carità. È giunto il momento, ed è questo, in cui il mondo intero è chiamato ad appropriarsi di questo mistero e farlo andare avanti fino alla consumazione dei secoli. È finito il tempo di crescere sottoterra, ora è il tempo che si sviluppi all'aria aperta e maturi frutti di salvezza per ogni uomo. Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Bertoloni, gli eccellentissimi vescovi presenti in questa sala, i reverendissimi presbiteri, i veneranti diaconi, i religiosi, le religiose e le consacrate laiche, i responsabili e le segretarie del movimento apostolico, i rappresentanti di altri gruppi e movimenti, tutti voi che avete voluto partecipare a questo sesto convegno nazionale. Ringrazio la Presidente del Movimento Apostolico. A lei auguro che possa traghettare lontano questo dono di Dio, facendolo brillare di luce sempre più nuova e sempre più vera. A lei, Reverendissimo Monsignor Delgado, le attesto che il movimento apostolico ha origini solide, viene dalla volontà di Dio per il tramite della Vergine Maria, Madre della Redenzione. Esso ha le radici ben piantate nel seno della Chiesa, vive traendo la sua forza evangelizzatrice dal cuore di essa. Cuore nel cuore vive il cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, della Vergine Maria, in una comunione di preghiera e di implorazione degli angeli e dei santi. Torni a Roma con una convinzione forte, che non teme alcuna smentita dalla storia, né presente né futura. Il movimento apostolico sarà domani per la Chiesa una grande luce. Torna a Roma con una verità certa. Il Signore ha benedetto questo lembo di terra facendo nascere un piccolo seme che domani sarà un grande albero, un albero maestoso che darà tanti frutti di conversione e di santità. Torna a Roma con un solo desiderio: voler ringraziare il Signore perché per vie misteriose in qualche modo lei è divenuta artefice del futuro di questo movimento. Le vie del Signore sono così arcane, impensabili, inimmaginabili. Nessuno di noi le potrà mai conoscere finché non ci si trova a percorrerle. Torna a Roma con nella mente un pensiero celeste. Lo Spirito Santo del Signore irrompe nella sua Chiesa come, dove, quando vuole e sceglie creature umili, dinanzi alle quali si deve inchinare anche la saggezza prepotente della teologia, perché un'altra saggezza divina, superiore, eterna, è dinanzi ad essa e nessuno le potrà mai resistere. A tutti voi il mio più sentito grazie. Non ho dimenticato l'ispiratrice fondatrice del movimento apostolico. Lei non ha bisogno di essere ringraziata. Le sue opere sono il suo solo ed unico ringraziamento. Era l'intervento di Monsignor Costantino Di Bruno, assistente ecclesiastico centrale del Movimento Apostolico. Un intervento, come avevo preannunciato, particolarmente ricco di stimoli, molto pregnante. Alcuni passaggi sono stati veramente assai efficaci. Io ne ho sottolineato uno, incipitario, era proprio il prologo al suo intervento, ed è la parte che riguarda la signora Maria Marino, definita una laica fedele che non parla di un Dio scientifico, non parla di un Dio metafisico, quindi non parla di
di un Dio teologico, ma parla di un Dio calato profondamente nell'essenza della storia, quella che noi viviamo giornalmente, poiché è chiamata a ricordare e annunciare la parola di Gesù Cristo. Adesso entriamo nel vivo, siamo proprio nella zona, diciamo così, centrale di questo convegno, quella che riguarda la relazione ufficiale che puntella sostanzialmente il tema che abbiamo scelto quest'anno. Gli è affidata Monsignor Miguel Delgado Galindo, sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici. Monsignor Miguel Delgado Galindo è nato a Barcellona il 22 maggio 1963 ed è stato, particolare al quale tiene moltissimo, uno dei giovani partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Santiago de Compostela nel 1989. Laureato in giurisprudenza all'Università Autonoma di Barcellona, dopo aver esercitato la professione di avvocato, nel 1991 si trasferisce a Roma per proseguire gli studi ecclesiastici presso la Pontificia Università della Santa Croce. Nel 1996 ottiene il grado di dottore in diritto canonico. Lo stesso anno riceve l'ordinazione sacerdotale. È entrato in Spagna nel 1999 e viene richiamato a Roma per prestare la sua collaborazione presso il Pontificio Consiglio per i Laici, dove è stato aiutante di studio e quindi capo ufficio responsabile della sezione associazioni e movimenti. Monsignor Delgado Galindo appartiene alla prelatura dell'Opus Dei ed è autore di monografie e articoli pubblicati in riviste di diritto canonico. Anche in questo caso lo ascoltiamo con grande attenzione. Desidero innanzitutto ringraziare la dottoressa Concetta Marraffa, presidente del Movimento Apostolico, per il gentile invito che mi ha rivolto a prendere parte al sesto convegno nazionale di questa associazione di fedeli. Saluto inoltre molto cordialmente Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace, gli eccellentissimi arcivescovi emeriti, Monsignor Cantisani, Monsignor Ciliberti. Ho avuto l'occasione di conoscerli nel mio primo viaggio a Catanzaro, perché questo è il secondo e mi auguro che non sarà l'ultimo. Quindi. Vorrei anche salutare la signora Maria Marino, a Dio piacendo domani mattina la incontrerò nella sua abitazione. Vorrei anche ringraziare sentitamente la presenza delle autorità civili e militari oggi, questo pomeriggio, come pure tutti voi, responsabili aderenti di questa aggregazione ecclesiale proveniente da tutta Italia e di altri paesi del mondo per partecipare ai lavori del presente convegno. Mi è gradito rilevare che il nome del vostro movimento è connotato proprio dall'aggettivo apostolico. Esso vuole indicare la partecipazione reale e concreta di ogni cristiano alla missione che Gesù affidò agli apostoli, che è quella di condurre l'umanità intera a Dio. Tutti i battezzati, senza esclusione alcuna, possono e devono sentirsi corresponsabili della missione apostolica, assumendo il compito di evangelizzare le genti, cioè di incorporarle alla Chiesa e di unirle a Cristo, cooperando con l'azione dello Spirito Santo. A questo proposito, Eusebio di Cesarea, vescovo in Palestina tra il III e il IV secolo d.C., ritenuto il padre della storia ecclesiastica, scriveva: «Che cosa significa evangelizzare se non portare a tutti gli uomini il buon annunzio della venuta di Cristo in terra?» Come vi è certamente noto, la questione di Dio nel mondo di oggi e la nuova evangelizzazione sono argomenti che stanno molto a cuore al Santo Padre Benedetto XVI. Nell'anno 2010 egli ebbe a istituire un nuovo dicastero nella Curia Romana nella forma di Pontificio Consiglio, con il compito precipuo di promuovere una rinnovata evangelizzazione nei paesi dove è già risuonato il primo annuncio della fede e sono presenti
chiese di antica fondazione, ma che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società e una sorte di eclissi del senso di Dio, che costituiscono una sfida a trovare mezzi adeguati per riproporre la perenne verità del Vangelo di Cristo. Nel mese di ottobre scorso, questo stesso Dicastero ha organizzato a Roma un incontro internazionale al quale sono intervenuti fedeli impegnati nella nuova evangelizzazione. I partecipanti all'incontro sono stati ricevuti in udienza dal Romano Pontefice nell'Aula Paolo VI in Vaticano, era il 15 ottobre. E il giorno seguente, Benedetto XVI ha celebrato la Santa Messa nella Basilica Vaticana, durante la quale ha annunciato la decisione di indire, in occasione del 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, una speciale Anno della Fede, che ha avuto modo da illustrare con la lettera apostolica Porta Fidei. Dall'immagine dell'udienza che il Papa ha concesso ai cosiddetti nuovi evangelizzatori, lo scorso 15 ottobre, si constata che la stragrande maggioranza di essi erano fedeli laici, di cui molti appartenenti ad associazioni di fedeli, movimenti ecclesiali e nuove realtà di stampo laicale sorte nella Chiesa lungo il XX secolo. Da questo fatto si può trarre immediatamente una prima considerazione. Sebbene la nuova evangelizzazione sia senz'altro compito di tutti i componenti del popolo di Dio, laici, sacerdoti e religiosi, è pur vero che essendo i fedeli laici i membri significativamente più numerosi nella compagine ecclesiale, il contributo che essi possono apportare alla missione evangelizzatrice è davvero determinante. Anzi, oserei dire che senza il contributo fattivo dei fedeli laici, e in particolare dei giovani, non sarebbe possibile affrontare la nuova evangelizzazione alla quale Benedetto XVI ci convoca tutti. Infatti, un laico raggiunto dal Vangelo, vivendo accanto ad altri, può contagiare altri due, questi altri quattro, e siccome i laici cristiani non sono solo alcune decine di migliaia come il clero, ma centinaia di milioni, essi possono davvero svolgere un ruolo decisivo nel diffondere nel mondo la luce benefica del Vangelo. A questo proposito, afferma il cardinale Stanislav Rilko, presidente del Pontificio Consiglio per i Laici, dove lavoro, l'impegno evangelizzatore dei laici, di fatto, sta già cambiando la vita ecclesiale e questo rappresenta un grande segno di speranza per la Chiesa. Durante l'incontro con i nuovi evangelizzatori a cui ho fatto riferimento poc'anzi, il Papa ha voluto rilevare che nonostante l'uomo contemporaneo non di rado si senta confuso e non riesca a trovare risposte profonde a molte domande su questioni fondamentali dell'esistenza, e sebbene con frequenza egli sia contenti di una felicità surrogata che non può riempire il suo cuore in modo perdurabile, come agli inizi del cristianesimo, la parola di Dio continua a crescere e a diffondersi. Come mai accade questo? Il Papa ha individuato tre motivi che possono essere considerati la bussola per orientarci adeguatamente alla nuova evangelizzazione. Cito al Santo Padre. Il primo è che la forza della parola non dipende anzitutto dalla nostra azione, dai nostri mezzi, dal nostro fare, ma da Dio, che nasconde la sua potenza sotto i segni della debolezza, che si rende presente nella brezza leggera del mattino, che si rivela sul legno della croce. Dobbiamo sempre credere nell'umile potenza della parola di Dio e lasciare che Dio agisca. Il secondo motivo è perché il seme della parola, come narra la parabola evangelica del seminatore, cade anche oggi ancora in un terreno buono che la accoglie e produce frutto. E i nuovi evangelizzatori sono parte di questo campo che consente al Vangelo di crescere in abbondanza e di trasformare la propria vita e quella di altri. Nel mondo, anche se il male fa più rumore, continua ad esserci il terreno buono.
Il terzo motivo è che l'annuncio del Vangelo è veramente giunto fino ai confini del mondo e anche in mezzo a indifferenza, incomprensione e persecuzione, molti continuano anche oggi con coraggio ad aprire il cuore e la mente per accogliere l'invito di Cristo ad incontrarlo e diventare Suoi discepoli. Non fanno rumore, ma sono come il granellino di senape che diventa albero, il lievito che fermenta la pasta, il chicco di grano che si spezza per dare origine alla spiga. Tutto questo, se da una parte porta consolazione e speranza perché mostra l'incessante fermento missionario che anima la Chiesa, dall'altra deve riempire tutti di un rinnovato senso di responsabilità verso la parola di Dio e la diffusione del Vangelo. Fine della citazione. E più avanti nel suo intervento, Benedetto XVI ha tenuto a precisare che il mondo di oggi ha bisogno di persone che parlino a Dio per poter parlare di Dio. Da queste considerazioni del Santo Padre si può stabilire innanzitutto che la nuova evangelizzazione non è riducibile a uno slogan che, seppur attraente, rimane privo di contenuto, né a un luogo comune, né tantomeno a un concetto astratto. La nuova evangelizzazione è, per dirlo con le parole del Papa, un rinnovamento di un'autentica vita cristiana basata sugli insegnamenti della Chiesa. In secondo luogo, la preghiera deve detenere il primato sull'azione. Soltanto chi cerca di vivere in un rapporto di profonda amicizia con Dio e la Sua parola è in grado di evangelizzare efficacemente. Già nella sua prima enciclica, Deus Caritas Est, Benedetto XVI ebbe a rilevare che all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. In terzo luogo, l'impegno alla nuova evangelizzazione richiama alla necessità di aspirare alla santità. Infatti, il Santo Padre, a diverse riprese e in svariati modi, ha spiegato che i cambiamenti nelle istituzioni e nelle persone vengono promossi proprio dai santi. Cito: «I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l'hanno risollevate dalle valli oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare. Essi l'hanno sempre nuovamente illuminata quanto era necessario per dare la possibilità di accettare, magari nel dolore, la parola pronunciata da Dio al termine dell'opera della creazione è cosa buona. Questo significa che l'evangelizzazione non scaturisce dal fare o dal conseguimento di una tecnica, quantunque sia importante riflettere continuamente su quale sia il modo più pedagogico di trasmettere la fede in ogni circostanza specifica e acquisire la formazione necessaria. Ma ciò che conta davvero è l'impegno personale di ogni cristiano a diventare santo. Di conseguenza, c'è un nesso inscindibile tra santità personale ed evangelizzazione, già che ogni battezzato è chiamato non solo a identificarsi con Gesù, ma anche a trasmettere agli altri la vita soprannaturale come conseguenza della sua identificazione con il sacerdozio di Cristo. Come noto, fu il beato Giovanni Paolo II a coniare l'espressione nuova evangelizzazione e la propose per la prima volta ai vescovi dell'America Latina riuniti nell'Assemblea del Consiglio Episcopale Latinoamericano il 9 marzo 1983 a Porto Principe, in Haiti. Il Papa, in vista del quinto centenario della scoperta del continente americano e dell'inizio della sua evangelizzazione, evocando il compito evangelizzatore della Chiesa in America Latina, disse:
La commemorazione del mezzo millennio di evangelizzazione avrà il suo pieno significato se sarà un impegno vostro come vescovi, assieme al vostro presbiterio e ai vostri fedeli. Impegno non certo di rievangelizzazione, bensì di una nuova evangelizzazione, nuova nel suo ardore, nei suoi metodi e nelle sue espressioni. A continuazione, Giovanni Paolo II vuole segnalare i presupposti fondamentali per la nuova evangelizzazione. Il primo si riferiva ai ministri ordinati. Egli, infatti, era convinto che alle porte del terzo millennio cristiano la Chiesa in America Latina aveva bisogno di un rinnovato slancio che non sarebbe stato possibile senza la convocazione di numerosi sacerdoti e ben preparati. Per Giovanni Paolo II suscitare nuove vocazioni al sacerdozio e formarle adeguatamente nelle dimensioni spirituali, dottrinali e pastorali era di una importanza cruciale. Come secondo aspetto vuole riferirsi alla necessità di formare fedeli laici capaci di collaborare efficacemente al compito evangelizzatore della Chiesa. L'impegno per una nuova evangelizzazione fu anche uno dei temi principali che affrontò Giovanni Paolo II il 12 ottobre 1984 allo Stadio Olimpico di Santo Domingo nel suo messaggio indirizzato alla Chiesa e ai popoli latinoamericani in occasione dell'inaugurazione delle celebrazioni in preparazione del quinto centenario dell'inizio dell'evangelizzazione in America. Un'ampia e dettagliata spiegazione dell'espressione nuova evangelizzazione Giovanni Paolo II la diede anche nella seconda parte del discorso di apertura della quarta conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, pronunciato sempre a Santo Domingo il 12 ottobre 1992. In quella occasione il Papa precisò che con questo termine desiderava svegliare un nuovo ardore e sollecitare nuovi impegni evangelizzatori in America e nel mondo intero. Egli, mettendo in guardia sulle cristologie riduttive che non possono essere accettate come strumenti per la nuova evangelizzazione, vuole spiegare che la novità di tale evangelizzazione non riguarda il messaggio evangelico che è radicato in Cristo e pertanto, come tenne a chiarire il Santo Padre, deve essere predicato in piena fedeltà e purezza, così come è stato custodito e trasmesso dalla tradizione della Chiesa. Evangelizzare significa annunciare una persona, che è Cristo. Ma la novità dell'azione evangelizzatrice che abbiamo citato riguarda, precisò il Papa, l'atteggiamento, lo stile, lo sforzo e la programmazione, o come ho proposto a Haiti, come cito il Papa Giovanni Paolo II, l'ardore, i metodi e l'espressione. Una evangelizzazione nuova nel suo ardore presuppone una solida fede, un'intensa carità pastorale e una grande fedeltà che sotto l'azione dello Spirito generino una mistica, un incontenibile entusiasmo nel compito di annunciare il Vangelo. La verità di Cristo deve illuminare le menti e i cuori con l'attiva, instancabile e pubblica proclamazione dei valori cristiani. D'altro canto, i nuovi tempi esigono che il messaggio cristiano arrivi all'uomo di oggi attraverso nuovi metodi di apostolato e che sia espresso in un linguaggio e in forme accessibili all'uomo latinoamericano, bisognoso di Cristo e assettato di Vangelo. Come rendere accessibile, penetrante, valida e profonda la risposta all'uomo di oggi senza per nulla alterare o modificare il contenuto del messaggio evangelico? Si domandava Giovanni Paolo II. Come arrivare al cuore della cultura che vogliamo evangelizzare? Come parlare di Dio in un mondo nel quale è presente un crescente processo di secolarizzazione? Queste incisive domande formulate dal Vescovo di Roma quasi 20 anni fa ci interpellano anche oggi, qui, questa sera. Direi addirittura che con una maggiore intensità, perché le sfide odierne sono ancora più pressanti.
È molto significativo che il tema della chiamata alla nuova evangelizzazione emerga anche in un documento di Giovanni Paolo II che tratta specificamente la vocazione e missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo. Mi riferisco all'esortazione apostolica postsinodale Christi Fidelis Laici del 1988, è stata citata in precedenza dalla Presidenta del Movimento Apostolico, lungo la quale si rintracciano numerosi riferimenti alla nuova evangelizzazione. Nel numero 64, ad esempio, l'ultimo del documento, si legge: Una grande, impegnativa e magnifica impresa è affidata alla Chiesa, quella di una nuova evangelizzazione, di cui il mondo attuale ha immenso bisogno. I fedeli laici devono sentirsi parte viva e responsabile di questa impresa, chiamati, come sono, ad annunciare e a vivere il Vangelo nel servizio ai valori e alle esigenze della persona e della società. Nel considerare il ruolo che appartiene ai fedeli laici nella nuova evangelizzazione, diventa indispensabile affrontare la questione dell'identità teologica del fedele laico e della vocazione che gli è propria nella Chiesa e nel mondo. La questione del laicato costituisce uno dei grandi temi del Concilio Vaticano II. Ad esso è dedicato il capitolo quarto della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium, il decreto apostolica Mactuositatem sull'apostolato dei laici. Ugualmente, diversi riferimenti si riscontrano anche in altri documenti conciliari, come la Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo e il decreto agente sull'attività missionaria della Chiesa. Nella Lumen Gentium si sottolinea che la partecipazione piena e attiva dei fedeli laici alla vita della Chiesa trova il suo fondamento nel sacramento del battesimo, dal quale scaturisce una radicale uguaglianza di tutti i fedeli. I fedeli laici, dunque, sono chiamati a contribuire nella propria condizione all'unica missione di tutta la Chiesa. Tramite il battesimo, essi partecipano alla missione profetica, sacerdotale e reale di Gesù Cristo. Secondo l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, la condizione del fedele laico non si caratterizza dall'esclusione a una chiamata. Sono fedeli laici coloro che non sono né sacerdoti né religiosi, ma la loro identità costituisce un modo specifico di essere nella Chiesa e nel mondo. Anche qui nel testo che ho preparato ho fatto alcune citazioni, questa, siccome mi sembrava particolarmente simpatica, ve la leggo. Nel codice di diritto canonico, quello vigente, che del 1993, vengono dedicati ai diritti e ai doveri specifici dei laici 8 canoni, nei quali vengono raccolti gli insegnamenti del Concilio Vaticano II al riguardo. Invece, nel codice di diritto canonico precedente, il primo codice di diritto canonico del 1917, soltanto si dedicavano 2 canoni ai laici, e uno di essi riguardava il divieto dell'utilizzo dell'abito ecclesiastico da parte dei fedeli laici. Quindi, come potete vedere, oggi, dopo tanti anni, possiamo fare una risata quando ascoltiamo questo commento, ma ve lo volevo leggere perché infatti mi sembrava che poteva essere come una parentesi simpatica nella mia relazione. Nella Lumen Gentium, infatti, si legge: col nome di laici si intende qui l'insieme dei cristiani, ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa, i fedeli, cioè, che dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti popolo di Dio e nella loro misura resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano. Come si può notare, la descrizione dell'identità dei fedeli laici contenuta nella Lumen Gentium è eminentemente positiva. Essa fonda la dignità della missione affidata ai laici nel sacramento del battesimo
e specifica la loro partecipazione ai triamunera nell'ambito delle funzioni che sono proprie del loro stato di vita nella Chiesa e nel mondo. Il numero 31 della Lumen Gentium prosegue in questo modo. Il carattere secolare è proprio e peculiare dei laici. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo, esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello Spirito evangelico e in questo modo a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e carità. A loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali alle quali sono strettamente legati in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore. Fine della citazione. Il compito dei fedeli laici è quello di essere testimoni del Vangelo e di conseguenza di santificare il mondo nelle circostanze ordinarie della vita. I fedeli laici sono cristiani comuni, uomini e donne, che vivono la propria vocazione nel mondo, nelle più svariate circostanze e situazioni in cui si trovano, non compiendo azioni straordinarie, ma bensì compiendo i loro doveri ordinari in un modo straordinario. Deve essere ben chiaro che il mondo, poiché è stato creato da Dio, non può essere considerato un ostacolo per il raggiungimento della perfezione cristiana. Esso è precisamente il luogo dove i fedeli laici sono chiamati a santificarsi in virtù della vocazione che gli è propria. Il mondo, pertanto, deve essere ritenuto, come ha detto Benedetto XVI, il luogo teologico dei fedeli laici. L'esortazione apostolica Christi Fideles Laici sviluppa questi insegnamenti circa la condizione laicale e l'indole secolare dei fedeli laici nei numeri 15 a 17. Con parole del Beato Giovanni Paolo II, i fedeli laici sono persone che vivono la vita normale nel mondo, studiano, lavorano, stabiliscono rapporti amicali, sociali, professionali, culturali, eccetera. È proprio in questi diversi ambienti che si sviluppa la vita dei fedeli laici, dove essi sono chiamati a diventare sale della terra e luce del mondo, lievito di vita nuova. Riguardo il mutuo rapporto tra la Chiesa e il mondo, la Costituzione pastorale Gaudium et Spes afferma: la Chiesa, che è insieme società visibile e comunità spirituale, cammina insieme con l'umanità tutta e sperimenta assieme al mondo la medesima sorte terrena. Essa è come il fermento e quasi l'anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio. Risulta interessante notare che la Gaudium et Spes utilizza queste due immagini, l'una materiale, l'altra spirituale, del lievito e dell'anima. I fedeli laici sono nel mondo così come il lievito è nella pasta e insieme diventano una sola cosa. Questa immagine ricorda una celebre frase della lettera a Diogneto, un'opera anonima dell'apologetica del secondo secolo, scritta al fine di difendere la fede cristiana. Come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani. L'autore di questa lettera pone in rilievo un messaggio perenne. Il cristiano deve cercare la santità nel mondo, illuminando l'intera creazione con la luce di Cristo. Il mondo, infatti, ha bisogno di essere santificato dal di dentro con la testimonianza di vita santa dei cristiani. Soltanto il cristiano che vive con integrità il messaggio del Vangelo
è capace di permeare il mondo con lo spirito di Cristo nei diversi ambienti dell'esistenza umana. Il diritto e il dovere dei fedeli laici a partecipare alla missione salvifica della Chiesa trova il suo fondamento nella dignità della vita teologale. Il numero 33 della Lumen Gentium tratta così questo tema. L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla missione salvifica stessa della Chiesa. A questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai sacramenti poi, specialmente dalla Sacra Eucaristia, viene comunicata e alimentata quella carità verso Dio e gli uomini che è l'anima di tutto apostolato. Dunque, i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, confermazione, Eucaristia, si trovano alla base della missione evangelizzatrice dei fedeli laici. Questo apostolato non è una concessione né un mandato della gerarchia ecclesiastica, bensì procede da quell'invio che il Signore rivolge agli Apostoli. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo compito non è meramente occasionale, ma è ordinario e continuativo. I fedeli laici sono soggetti responsabili dell'azione apostolica della Chiesa ed è dovere della gerarchia promuovere ogni forma di apostolato dei laici. Il numero 33 della Lumen Gentium si conclude affermando che grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare perché il disegno divino di salvezza raggiunga ogni giorno più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anche essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa. L'apostolato dei fedeli laici è del tutto imprescindibile nella Chiesa perché contribuisce a far raggiungere il messaggio di Gesù Cristo a tutti gli ambienti professionali, sociali, culturali, politici, economici, eccetera. Il fedele laico ha il diritto di far presente Cristo lì dove si trova in ogni momento della sua vita, sia personalmente sia in forma associata. In questo senso è da apprezzare la grande fioritura di realtà associative laicali sorte durante il XX secolo che hanno come fine quello di contribuire a rendere i fedeli laici consapevoli della loro chiamata alla santità e all'apostolato. Queste nuove realtà, molte di loro sono di ambito internazionale e sono state riconosciute dalla sede apostolica dopo l'opportuna verifica della loro ecclesialità, meritano di essere valorizzate e accolte con paternità e cordialità nelle chiese particolari da parte dei pastori della Chiesa, già che per mezzo dei loro carismi specifici concorrono a dare dinamismo apostolico nelle diocesi e i frutti di questa azione evangelizzatrice rimane in esse. Non bisogna perdere di vista che la chiamata universale all'apostolato è intimamente unita alla chiamata universale alla santità nella Chiesa. È per questo motivo che apostolato e santità non possono sussistere disgiunti. Scrisse Giovanni Paolo II che il vero missionario è il santo e all'inizio del terzo millennio proponeva al popolo cristiano la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria. Un altro aspetto da considerare è la formazione cristiana dei fedeli laici. Nelle circostanze odierne non possiamo non constatare una grande necessità di formazione dottrinale che nutra la vita dei cattolici e li renda capaci di dare ragione della speranza agli uomini e alle donne dei nostri tempi, con carità, coraggio, rispetto e retta coscienza. Si richiede una formazione integrale che incida sulla vita cristiana, finalizzata a plasmare persone preparate, veri discepoli di Cristo, che vivono la loro fede con una forte unità di vita tra ciò in cui credono e ciò che dicono e fanno quotidianamente. Una tale formazione, in quanto processo, deve essere continua, deve prolungarsi per tutta la vita. Attualmente disponiamo di strumenti straordinari per questo fine, come ad esempio il Catechismo della Chiesa Cattolica e il suo Compendio,
e il compendio della dottrina sociale della Chiesa. Risulta molto significativo che sin dall'inizio del suo pontificato Benedetto XVI esorti continuamente allo studio di questi testi per alimentare la fede del popolo di Dio e poterla trasmetterla nella sua integrità. Il messaggio evangelico deve essere portato dai fedeli laici a tutti gli ambienti della società. D'altro canto, esistono alcuni campi che richiamano urgentemente a un rinnovato impegno apostolico, come sono la promozione della dignità della persona a tutti i livelli, la difesa della vita umana dal concepimento fino alla sua morte naturale, la tutela della famiglia fondata nel matrimonio tra un uomo e una donna, la salvaguardia della libertà religiosa, la difesa della libertà di educazione e del diritto dei genitori a scegliere gli istituti educativi che offrano una formazione concorde alle loro convinzioni morali, nonché del diritto a ricevere il dovuto sostegno economico da parte dello Stato, la promozione del servizio della carità verso il prossimo, l'animazione cristiana della vita politica, economica e sociale, la creazione e la trasmissione di una cultura autentica, l'evangelizzazione dei mezzi di comunicazione sociali, eccetera. Senza avere alcune pretese di esaustività, vorrei esporre alcune sfide che, a mio avviso, la nuova evangelizzazione propone ai fedeli laici. Essi sono chiamati a trasmettere la fede allo stesso modo che i sacerdoti e i religiosi. In primo luogo, per raggiungere questo traguardo, è indispensabile che ognuno di essi abbia un incontro personale con Gesù Cristo, che non è un personaggio qualunque della storia dell'umanità, ma bensì il Figlio di Dio vivo. L'incontro con Cristo e l'amicizia profonda che ne deriva trasforma la vita del cristiano, che si ritrova guidato dalla vita della grazia e apre prospettive inaspettate di rapporto con Dio. Questa relazione con Gesù Cristo deve essere vissuta nella Chiesa e alimentata dall'Eucaristia. In secondo luogo, conviene proporre ai fedeli laici nuovamente con convinzione la santità come misura alta della vita cristiana ordinaria. Nella Chiesa esistono molteplici itinerari di santità di vita e ogni fedele deve trovare il suo con l'aiuto di Dio e la mediazione della Chiesa. Soltanto chi aspira a diventare santo può essere un evangelizzatore. In questo itinerario spirituale bisogna considerare il mondo una realtà positiva, perché uscita appunto dalle mani di Dio, e riscoprire la vocazione propria dei fedeli laici chiamati a cercare la santità nel mondo e a portare il mondo a Dio, come insegna il Concilio Vaticano II. Quando parliamo nella Chiesa di vocazione, non dobbiamo intendere soltanto la chiamata del Signore al ministero ordinato oppure alla vita consacrata, ma dobbiamo anche includere la vocazione laicale, la quale non consiste semplicemente nel rimanere ciò che si è in virtù del sacramento del battesimo, ma è una vocazione specifica che interpella chi la riceve ad acquisire progressivamente una maggiore consapevolezza di cosa comporta essere un fedele laico, nonché a imparare tutte le ricchezze dei sacramenti dell'iniziazione cristiana, dove si trova l'origine di tutte le vocazioni nella Chiesa. Un'altra sfida, forse la più imponente, è quella del protagonismo dei fedeli laici e il senso intrinsecamente missionario della fede in tutti i battezzati. I fedeli laici sono insostituibili annunziatori di Cristo nella prospettiva della nuova evangelizzazione. Per questo è importante suscitare in essi l'entusiasmo della fede e formarli, affinché siano apostoli e comunicano il Vangelo e la bellezza di essere cristiani in tutti gli ambienti in cui si trovano a vivere, incoraggiando gli uomini a porre Dio al centro della propria vita. La formazione cristiana continua dei fedeli laici deve accompagnare questo percorso. Una formazione nella dottrina della Chiesa che li incoraggia a diventare evangelizzatori. Speciale attenzione meritano le giovani generazioni, per le quali si dovrebbero investire le migliori energie. A questo proposito, Benedetto XVI ha qualificato l'ultima giornata mondiale della gioventù di Madrid 2011, prima di questo incontro
ho salutato alcuni giovani della diocesi di Catanzaro che sono andati, e anche Sua Eccellenza Monsignor Bertolone è andato a Madrid. E Benedetto XVI parlava della giornata mondiale della gioventù come una nuova evangelizzazione vissuta. Per proporre con efficacia il messaggio cristiano si richiede, come specificato poc'anzi, unità di vita, in altre parole, la coerenza tra il proprio credo e le proprie azioni. Soltanto la concordanza tra fede e opere rende i fedeli laici testimoni credibili dell'amore e della verità di Dio. Tenendo conto che nella Chiesa i diversi stati di vita sono complementari, i fedeli laici abbisognano del ministero pastorale dei sacerdoti. Da ciò ne deriva la necessità che il sacerdote rinnovi continuamente la sua vita spirituale e fomenti vocazione all'ordine sacro. Quanto più si sviluppa l'apostolato dei fedeli laici, tanto più si percepisce l'urgenza di disporre di presbiteri che siano ben formati in tutti gli aspetti, dottrinale, spirituale, pastorale, eccetera, che non si accontentino soltanto di una pastorale di mantenimento, ma che aspirino a una pastorale di evangelizzazione. I sacri ministri devono rimanere al servizio del laicato, cioè del sacerdozio comune dei fedeli, affinché questi possano portare a compimento la loro propria missione nella Chiesa e nel mondo. Mi avvio verso la conclusione. Alla fine del mese di novembre del 2011, il cardinale arcivescovo di Cracovia ha fatto un dono di una reliquia del Beato Giovanni Paolo II al Pontificio Consiglio per i Laici, che viene conservata attualmente nella Cappella del Dicastero. Mi sembra significativo leggere in questa sede un brano della lettera del cardinale Stanislav Gibisch, che ha accompagnato la consegna della reliquia. Cito: «Il reliquiario del sangue di Giovanni Paolo II, Non abbiate paura, è l'opera di Carlo Vagliana. Maestro Vagliana, diffusamente conosciuto dalla critica ufficiale come scultore del vento, è stato spinto a fare il reliquiario dedicato al beato Giovanni Paolo II dalla scena dei funerali del pontefice nel 2005. Sulla bara del Santo Padre è stato deposto il Vangelo aperto. Improvvisamente si è abbattuto, come fu per il giorno di Pentecoste, un vento talmente gagliardo solo sul sagrato della Basilica da chiudere il libro, come se con la morte del pontefice si fosse chiusa una tappa dell'evangelizzazione. L'artista vuole presentare invece il futuro della missione del Papa. Il Vangelo si è riaperto per la nuova evangelizzazione. Vi ringrazio del vostro ascolto. Una relazione vasta, articolata, con uno sguardo al passato e una decisa virata verso il futuro, quella di Monsignor Miguel Delgado Galindo, con alcuni temi di grande rilievo, soprattutto alla luce dell'attuale evangelizzazione. L'eclissi del senso di Dio, argomento sul quale tanti filosofi del Novecento si sono affannati, e le strategie affidate appunto alla nuova evangelizzazione per il mezzo dei laici. La fede come contagio che diffonde la luce del Vangelo, la nuova evangelizzazione che non è uno slogan, ma è innanzitutto un imperativo categorico, un rapporto sincero, autentico con Dio, l'aspirazione alla santità. Grazie quindi per il suo intervento. Approfitto dell'occasione, prima di passare la parola a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone per le conclusioni, di ringraziare per la loro partecipazione ai lavori anche la dottoressa Wanda Ferro, presidente della provincia di Catanzaro,
è un vescovo molto caro al movimento apostolico, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Rimedio, vescovo di Lamezia Terme. Le conclusioni dei lavori sono dunque affidate a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace. Sua Eccellenza Vincenzo Bertolone ha conseguito il baccellierato in teologia presso l'Istituto Teologico San Giovanni Evangelista di Palermo nel 1974, laureandosi in pedagogia presso l'Università degli Studi di Palermo nel 1981 e conseguendo la licenza in diritto canonico presso l'Università Angelicum di Roma nel 1985. È postulatore delle cause di canonizzazione dei beati Giacomo Cusmano e Francesco Spoto e di beatificazione dei servi di Dio Francesco Paolo Gravina, madre Vincenzina Cusmano e Don Giuseppe Pugliesi, di cui tutti quanti conosciamo la vicenda umana. Dal 1988 al 2001 è stato ufficiale della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, dirigendo l'ufficio amministrativo legale del Dicastero. Nel 2007 è stato eletto vescovo di Cassano allo Ionio. Il 25 marzo 2011 eletto all'Arcidiocesi di Catanzaro Squillace. È autore di numerosi e importanti scritti. Prego. Anch'io saluto tutti i presenti, non elenco uno per uno perché l'hanno fatto già gli altri, sono alla conclusione. È scritto nel libro del Siracide, quando uno ha finito è allora che comincia. Proprio così, concludere queste riflessioni ricche di provocazioni su diversi fronti della fede, che vanno dalla fede alla cultura, offro lo spunto per iniziare a riflettere su ciò che abbiamo ascoltato. Provo a dare qualche suggerimento. Intanto esprimo i miei complimenti alla signora Concetta Maraffa, agli organizzatori, a Don Bruno e a quanti hanno partecipato e partecipano con calore a questo significativo sesto convegno del Movimento Apostolico sulla nuova evangelizzazione ed il laico. Ma il mio ringraziamento va al carissimo Monsignor Michele Delgado Galindo, sottosegretario al Pontificio Consiglio per i Laici, per la brillante lezione che ci ha offerto. Come Cristo, durante il tempo della sua predicazione, come i dodici al mattino della Pentecoste, anche la Chiesa vede davanti a sé un'immensa folla umana che ha bisogno del Vangelo, perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivano alla conoscenza della verità. Con queste parole, il servo di Dio Paolo VI rammentava la Chiesa già allora, e una citazione di uno dei documenti più riusciti, più belli, anche da un punto di vista letterario, Evangeli Nunziandi, già avvertiva allora l'urgenza dell'annuncio del Vangelo. Lo faceva in un frangente particolarissimo della storia mondiale, segnato per molti versi da timori e incertezze e da un progressivo dilatarsi degli orizzonti del progresso e della comunicazione. Per cui la realtà planetaria poteva mostrarsi in tutta la sua estensione e complessità, in tutte le sue risorse, ma anche in tutti i suoi nuovi problemi. Dinanzi a questo mondo in rapido e continuo cambiamento, dinanzi alla novità di questa immensa folla umana, Papa Montini intuiva la necessità di trovare nuove strade per portare Cristo agli uomini. L'azione evangelizzatrice, cito dall'Evangelio Nunziante numero 56, l'azione evangelizzatrice della Chiesa deve cercare costantemente i mezzi e il linguaggio adeguati per proporre o riproporre loro la rivelazione di Dio e la fede in Gesù Cristo.
Fu Giovanni Paolo II a parlare di nuova evangelizzazione, ha detto Monsignore Delgado, però non l'ha fatto nell'83, ma il 9 giugno del 1979, non me ne vorrà. A Nova Uta è iniziata, disse in quella circostanza, una nuova evangelizzazione. E nella esortazione apostolica Ecclesia in Europa, riprendendo il tema, affermava: Chiesa in Europa, la nuova evangelizzazione è il compito che ti attende. Sappi ritrovare l'entusiasmo dell'annuncio. E per ritrovare l'entusiasmo del predecessore, Benedetto XVI, volendo rispondere a questa esigenza interna al cattolicesimo stesso, non ha esitato a istituire un pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il quale ha come finalità specifica sia di stimolare la riflessione sui temi della nuova evangelizzazione, sia di individuare e promuovere le forme e gli strumenti atti a realizzarla. Per completare il quadro dei riferimenti magisteriali di Benedetto XVI, a riguardo è utile ricordare l'indizione dell'anno della fede e l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi per il prossimo ottobre, che avrà come tema appunto la nuova evangelizzazione e la trasmissione della fede. L'aggettivo nuova può forse suscitare qualche atteggiamento di meraviglia, se non di rifiuto. Perché nuova? Che cosa abbiamo fatto finora? Potrebbe dire qualcuno, se non predicare il Vangelo. Che cosa deve essere cambiato nel patrimonio immutabile della rivelazione? Con l'espressione nuova evangelizzazione non si vuole esprimere giudizi su persone o metodi precedenti, ma piuttosto dare una risposta urgente e adeguata alle attuali situazioni, in cui si trovano molte chiese di antica cristianità, nelle quali la fede è sempre infiacchita al punto di perdere la forza trainante, soprattutto l'Europa. Nel cono di luce proiettato dal Concilio Vaticano II sulla riflessione ecclesiologica, la vocazione e il ministero dei fedeli laici sono stati oggetto di un'adeguata riconsiderazione, in virtù della quale la loro opera nell'ambito della nuova evangelizzazione appare assolutamente necessaria e insostituibile. Divenuto parte del corpo mistico di Cristo mediante il battesimo, il fedele laico è infatti reso corresponsabile, insieme con i ministri ordinati e con i religiosi e le religiose, della missione della Chiesa. Tale corresponsabilità chiama ciascun membro del popolo di Dio ad offrire il proprio contributo in base ai carismi ricevuti, alle intrinseche capacità e possibilità del suo Stato. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium ha definito come proprio e peculiare del laico il carattere secolare. Lo specifico della missione laicale consisterà allora nel cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi infatti vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo, nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno, a modo di fermento, alla santificazione del mondo, esercitando il proprio ufficio sotto la guida dello Spirito evangelico. E in questo modo manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore della loro fede, della loro speranza e della loro carità. Ho finito di citare un brano del numero 31 del Lumen Gentium. È urgente allora rifondare su base missionaria la nostra pastorale, mettendo Dio al centro della nostra vita, mettendo Dio al centro della storia,
perché Dio non è negato o solo negato, è sconosciuto. Dovremmo coinvolgere i laici di buona volontà, che siano preparati, che abbiano attitudine, passione, consapevolezza di condividere la missione della Chiesa nel mondo. I movimenti ecclesiali e il movimento apostolico ha come specifico carisma proprio questo, e le nuove comunità sono chiamate a riconsiderare in questa prospettiva la loro vocazione e missione, dando l'avvio ad una seria riflessione sulla loro stessa identità, volgendola a questo problema urgente che ha la Chiesa per il bene del mondo. È importante mettere in risalto come il Nuovo Testamento annodi la figura del laico alla novità cristiana. Il laico è l'homo Christianus, che ritaglia la propria identità nella rivelazione. Da qui emerge una ricchezza di termini che descrivono l'identità laicale. A livello intraecclesiale, discepoli, vi risparmio le citazioni, credenti, fratelli, santi, fuori dai giochi linguistici delle comunità, cristiani o nazareni. La conclusione provvisoria è quindi che il laico è anzitutto cristiano o cristiano tipico. Questa sua identità, tuttavia, è la condizione cristiana comune a tutti i battezzati. Ciò è tanto più importante se lo si legge alla luce del quadro ecclesiologico della categoria del popolo di Dio, di cui si parla tanto nella Gaudium et Spes. Cioè di un popolo che trova la sua identità nell'evento di una chiamata alla sequela del Regno. Ecco la ragione per cui l'esortazione apostolica del Beato Giovanni Paolo II, Christi Fidelis Laici, soprattutto nei numeri 36 e 40, indica uno stretto nesso tra l'identità del laico e i processi di evangelizzazione. Annunciando il Vangelo, i fedeli laici partecipano alla missione di servire la persona e la società, praticando la carità, anima e sostegno della solidarietà. In altre parole, i cristiani sin dalle origini si erano fatti portatori di un'esperienza paradossale. Ce lo rammenta anche il documento della CEI, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, quando il numero 35, chiamando in causa la lettera di Ogneto, citata da Monsignor Delgado, mostra come i cristiani sono uomini come gli altri, eppure capaci di modificare con la loro testimonianza e identità i processi storici, religiosi e culturali. Se è vero che 12 apostoli, un gruppo insignificante, ha dato la vita, dando la vita, e sulla loro testimonianza noi siamo qui stasera, non sono parole vane. Ora, proprio la riflessione sulla identità del laico mette in gioco la questione del rapporto Chiesa-mondo. Per il fatto che, come testimonia il Nuovo Testamento, la coscienza della novità cristiana da parte della Chiesa delle origini nasce e assume spessore nel processo, appunto, della evangelizzazione. Tutto questo riprende una delle istanze più importanti, emerse anche al Convegno di Verona, l'urgenza della formazione del laicato. Per promuovere una figura adulta della fede, perché oggi il laico deve partecipare al carattere corale della testimonianza, parlare in molti linguaggi della testimonianza. Essere testimoni non è un atto isolato, privato, ma si dà solo nella comunione ecclesiale. Come si diceva ieri sera per qualcuno che era presente, non possiamo essere cattolici la domenica, poi da lunedì a sabato siamo un'altra cosa. Non possiamo essere cattolici solo in chiesa e fuori siamo un'altra cosa. E non possiamo pretenderlo da chi non è cattolico, se prima non iniziamo noi.
e se mi permettete i sacerdoti presenti e me vescovo, se prima noi non siamo credibili, se non siamo santi, come ha detto ripetutamente il nostro relatore di stasera. Il Nuovo Testamento non conosce dei profeti isolati, ma semmai i pionieri che fanno da battistrada e trascinano dietro di sé la comunità credente. Non si dà testimonianza separata dalla trama di relazioni della comunione ecclesiale, lo ha ribadito il Papa a clero romano. Si profila al nostro orizzonte un tempo dove la Chiesa o sarà la comunità dei molti carismi, servizi e missioni, o non esisterà semplicemente. In questo nuovo contesto pastorale, il laico deve stare attento al pericolo della burocrazia ecclesiastica e, al contrario, deve promuovere la corrente viva della pastorale d'insieme, della lettura dei segni nuovi della vita della Chiesa, dell'animazione di progetti profetici, anche se parziali, della capacità di abitare i linguaggi della cultura, della socialità, della cittadinanza, soprattutto presso le nuove generazioni. In questo il mio grazie per quello che il movimento cerca di fare in questa direzione. Là dove c'è una persona, là c'è bisogno di Cristo, di annunciare Cristo, del suo amore, della sua presenza che anima di un senso sempre nuovo la continuità dei giorni umani. C'è bisogno di quella sua viva, insostituibile presenza che nello Spirito Santo ogni cristiano è chiamato ad essere. E c'è bisogno di quell'annuncio e ricordo della sua parola che voi tutti, carissimi amici, dovete ad ogni battezzato e che in maniera tutta speciale vi siete impegnati a garantire facendo vostre la spiritualità e la missione del movimento apostolico. Vi esorto calorosamente a proseguire con vigore ed entusiasmo sulla strada intrapresa. Dinanzi ai vostri occhi sta tanta gente che ha diritto di ricevere l'annuncio del Vangelo. Dinanzi a voi si apre a perdita d'occhio il terreno della missione ecclesiale. Portare Cristo vivo ad ogni creatura fino agli estremi confini della terra. Si dischiudono per voi gli spazi senza misura del cuore umano. Ai vostri parenti, ai vostri amici, ai colleghi, alle persone che incontrerete, a quanti vi saranno in qualche misura compagni nel viaggio della vita, siete chiamati ad offrire la testimonianza radiosa di un'esistenza trasformata dall'incontro personale con Cristo, dalla concreta e vivificante esperienza della sua verità e della sua grazia, nuova, perché rinnovata nelle forme, nelle modalità, nei metodi, nello sguardo, sulla complessità di una realtà in rapido e continuo mutamento. La vostra opera evangelizzatrice riparta sempre da Lui, il Signore e Salvatore degli uomini, che è lo stesso, ieri, oggi e sempre. In questo processo, più o meno evidente, scristianizzazione, ci chiediamo quale possibilità abbia oggi l'annuncio del Vangelo nei confronti della rassegnazione, dell'indifferenza, o se mi permettete in alcuni casi anche di anticlericalismo. Quale possibilità abbia oggi l'annuncio, ripeto, del Vangelo nei confronti della rassegnazione al senso comune? Se non sono preparato, mi adego a quello che gli altri pensano, incapace di difendere la fede che è in me e il sentire comune, o il pensatore rinomato diventano la luce e non Cristo. Ecco la necessità della preparazione, della formazione, senza stancarci mai, cominciando da me. Solo in questa maniera
nei riguardi della rassegnazione al senso comune e alla ineluttabilità delle cose, ci sarà una reazione. Ho letto con molto piacere un articolo due sere addietro sulla necessità di una sana apologetica, la ripresa di una sana apologetica. Non sappiamo più difendere. Se incontriamo un testimone di Geova, ci fa confondere. Sicuramente, quello di offrire uno sguardo inedito, differente dall'orizzonte di Dio, che rivoluziona le sicurezze di una tranquilla verifica delle cose già viste. Per questo, la nuova evangelizzazione non può essere un opzionale, ma una scelta ormai improcrastinabile, perché chiama l'uomo a volgersi dall'esistenza come problema al mistero come orizzonte di senso, invitandolo a non arrestarsi alla superficie, ma ad approfondire i dati storici ed esistenziali, il cui senso non è misurabile secondo i parametri esclusivamente razionalistici. Allora, carissimi amici presenti, fedeli laici, sacerdoti, eccellenze, l'invito di Cristo, andate anche voi nella mia vigna, va inteso come un chiaro richiamo ad assumerci la nostra parte di responsabilità nella vita e nella missione della Chiesa, vale a dire nella vita e nella missione di tutte le comunità cristiane, diocesi e parrocchie, associazioni e movimenti ecclesiali, secondo la verità nella carità. Facendo eco alla voce del Signore, chiedo ai laici della nostra Chiesa particolare, la quale ebbe la grazia di ricevere il Vangelo nella prima ora dell'era cristiana, al movimento apostolico di operare nella vigna, come operosi missionari, diventando protagonisti della nuova evangelizzazione, testimoniando Gesù risorto, speranza del mondo. Per fare ciò, credo fondamentale, ne ha fatto cenno Monsignor Delgado, mi piace riprendere, però attingo la frase direttamente all'autore, che è San Domenico: dobbiamo imparare a parlare con Dio o di Dio. Grazie. Con responsabilità dei fedeli laici, rifondando su base missionaria la pastorale, rapporto Chiesa-mondo attraverso l'urgenza della formazione del laicato e soprattutto aspetto che mi è sembrato particolarmente pregnante, abitare il linguaggio della cultura e della società civile. Erano questi alcuni spunti particolarmente significativi delle conclusioni di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro Squillace. Con queste conclusioni mettiamo un punto a questo convegno, un convegno molto significativo sotto diversi aspetti, con relatori prestigiosi, con analisi ricche di significato, attraverso il quale abbiamo cercato di offrire strumenti di giudizio sul presente e soprattutto sul futuro della Chiesa. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'appuntamento, il tutto è rinviato al prossimo anno per il 7° convegno del Movimento Apostolico. Vi ringrazio per la grande attenzione, per la vasta presenza e cedo la parola a Don Gesualdo De Luca. Grazie. Solamente per ringraziare di nuovo di cuore tutti quanti voi e ricordarvi due appuntamenti che il Movimento Apostolico offre fra poco. Il primo è il musical Meditando la Passione, che sarà tenuto al Politeama giorno 2 aprile, lunedì santo, uno alle 18:30 e un altro alle 21.
È stata un'iniziativa questa di Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Bertolone, che vuole offrire un momento di riflessione per la Pasqua a tutta la comunità diocesana. Come sempre l'ingresso è gratuito, però su invito. Un secondo appuntamento è a Milano. Durante l'incontro mondiale delle famiglie, il Movimento Apostolico tiene un convegno. Qual è l'aiuto che la parrocchia, che il Movimento Apostolico dona a un fedele laico per farlo crescere? E qual è la ricchezza che il fedele laico dona alla famiglia e alla Chiesa una volta formato? Ci sarà un convegno giorno 2, la mattina del sabato. Ad aprirlo sarà il Cardinale Tettamanzi, che sarà un saluto, e poi una riflessione della Presidente, una mia, e il net meeting di Padre Costantino, di Monsignor Costantino Di Bruno. Siete tutti quanti invitati, quelli che potete partecipare, ma siamo già una bella rappresentanza. Noi ci inseriamo, sì, il 2 di giugno, il convegno delle famiglie è dal 30 maggio al 3 giugno e sarà concluso dal Santo Padre. All'interno di questo incontro mondiale il Movimento offre anche una sua riflessione sul tema della famiglia. Sì, la Presidente? Sì, chiedo scusa che non ho Sua Eccellenza. Sì. Poi Sua Eccellenza ricorda che sarà presentata la sua lettera pastorale giorno 7 marzo al Casalinuovo alle ore 16:30. Quindi siamo stati ieri a fare un convegno, saremo mercoledì prossimo per questa riflessione sulla lettera pastorale. Allora grazie di nuovo a tutti, grazie anche al signor Questore, il dottor Roca, e vorrei adesso invitarvi come Movimento Apostolico a rinnovare la nostra adesione al Signore, il nostro sì alla Madre della Redenzione, per portare avanti la nostra missione, che è quella dell'annuncio e del ricordo del Vangelo. E lo facciamo sulle note del nostro inno in movimento, che conoscete certamente tutti quanti voi. Lo conoscete bene perché ce l'abbiamo nel cuore, perché è la nostra vita. Allora tutti insieme, grazie al Signore di tutto questo. Per annunciare